Benvenuto, benvenuta al Mentor Live Show. Io sono Fabio Gallerani, con me c'è Alessandra Meda. Ciao. In questo episodio del Mentor Live Show parliamo con una mia studentessa, una mia cliente che da tempo lavora assieme a me, ma ha totalmente cambiato settore ultimamente. Quindi Alessandra, da dove sei partita e di cosa ti occupi oggi? Noi ci siamo conosciuti, Fabio, quando io avevo bisogno di digitalizzare il mio business, che era nel network marketing. Sai che io lavoravo e collaboravo con Herbalife, la multinazionale americana, nel settore integratori. Mi sono però accorta che, oltre che aiutare le persone per un discorso fisico, si rimanevano collegate a me più che altro per un discorso che andava oltre il benessere fisico, ma un benessere a 360 gradi. Visti i miei studi universitari e la mia laurea in gestione delle risorse umane, ho approfondito con parecchi anni, più di 10 anni, di corsi di crescita personale, un po' in tutta Italia, anche un po' all'estero. E ho fatto sì che poi tutto questo mondo potesse essere a quel punto digitalizzato a sua volta, perché lo sentivo molto più mio, senza nulla togliere a un discorso Herbalife, ma era molto più confacente alla mia personalità e a quello per il quale io avevo studiato e mi sentivo portata. Quindi dal network marketing a diventare un influencer, e chi è il tuo target, ovvero la persona che popola poi la tua community di persone che ti seguono? Sì, io aiuto le donne over 40 nella ricerca della loro autostima e lo faccio attraverso un percorso online che ho creato interamente io, che si chiama Evolviti, ed è un percorso che dura quasi 3 mesi, che è stato appunto realizzato grazie agli insegnamenti in ambito digitale e grazie anche agli insegnamenti a livello di marketing proprio commerciale vero e proprio, ed è stato messo in vendita e sta avendo adeguato successo. Da lì, oltre che acquistare Evolviti, le donne over 40 hanno cominciato a rivolgersi a me per avere un contatto privato, personale, avevano bisogno di un one-to-one, tale che ho preso appunto in considerazione e ho dato il via a quelle che sono le consulenze private, sempre online con le persone, e ho fatto un format, quindi con una consulenza, 5 consulenze o 10 consulenze, tale da creare con loro a questo punto un percorso molto più privato, personalizzato, un piccolo mentor a fianco loro nella quale li conduco step by step nel raggiungimento dell'obiettivo che loro hanno. Quindi il tuo problema principale adesso, avendo questa massa di persone che si è avvicinata a te perché è un messaggio chiaro, aiuti le donne over 40 a ritrovare la propria autostima, persone che comunque valgono, e il tuo messaggio è appunto ricordati che tu puoi essere una persona straordinaria. Quando io arrivo in contatto con te, quindi qual è il tuo problema principale adesso? Che mi metti in difficoltà adesso con la risposta pratica nel Mentor Live Sì, perché dato che le cose si sono evolute come è giusto che fossero, io dalla pagina, sai che io ho sempre utilizzato la pagina Facebook con dirette, eccetera, ma seppur sia cresciuta tantissimo come mi piace, come follower, era un po' dedicata a tutti, uomini e donne. A quel punto ho preso, un mese fa, l'iniziativa di aprire una community, perché nella community è più salotto e più nicchia, e di fatti, così ho aperto un mese fa questa community, decidi di essere felice. E di fatti nel giro di un mese sta continuamente crescendo, continuano a chiedere di iscriversi in questa community. La domanda che voglio farti è: io a questo punto, dentro in questo salotto chiuso, gruppo chiuso, faccio delle dirette, metto dei pensieri, questionari, Sì, nel tuo stimoli, pubblico. insomma, alla mio target, solo per donne che ho proprio notato che in questa community si aprono raccontandosi, ma veramente raccontandosi e rimanendo lì o contattandomi anche via Messenger, dove poi io via Messenger le seguo a tu per tu, fino a poi proporre quella che è la consulenza privata. E non sono tuoi clienti che hanno comprato un tuo prodotto. No, dal Quindi in questo nulla. momento tu riesci a gestire le persone che ti contattano in privato senza essere tuoi clienti, quindi. E Esatto, riesci comunque a portarle. sì, perché all'interno di questa community, dove in un mese l'interazione siamo sui 50, 52, 53% è alta, faccio sì e ho fatto in modo di conoscerci. Quindi io tutte le donne che ci sono dentro, più o meno ho un loro, so cosa pensano, so come si trovano, so quello che stanno sentendo, Passando. qui passando, e quindi io cerco di creare un flusso con loro per far sì che ci sia questa influenza da influencer, quindi questa influenza. Quello che io chiedo
è come rendere una community maggiormente coinvolgente, come poter far sì che queste donne siano influenzate tanto da me, tale da dipendere, non è una parola proprio corretta, ma passamela, essere guidata dalla tua essere leadership, essere guidata, e quindi con la leadership per poi arrivare a quello che è per il loro bene poi il mio prodotto e servizio, sì, che può essere il percorso digitale o la consulenza privata. Sì, sì, sì. Io ho questo step in mezzo di questo flusso dove si raccontano, mi raccontano, ma arrivano fino a un certo punto. Sì, sì, non sì, riesco sì. ad andare avanti perché non ho adeguata influenza, non ho adeguata... Non sei un'autorità ancora per loro. Autorevolezza, esatto. Non ti senti che loro magari ti danno i propri consigli? E le proprie situazioni, non i propri consigli, ti spiegano il perché sono in quel gruppo, ma in qualche modo non ti pagano. Cioè arrivi, fai fatica a convertire questo contatto in cliente che ti paga, e tu sai che con il tuo prodotto puoi cambiargli il problema, cioè risolvere il problema. Tu sai che sei la soluzione, e ti frustra anche la situazione che queste persone arrivano ad un passo e non riescono a pagarti, che è giusto, per ma tu vuoi vendere un prodotto digitale o la consulenza? Perché di solito la consulenza è la fine del film. Prima l'audience viene filtrata dal prodotto in automatico. Quindi questa community ha visto il webinar? Cioè, visto che tu hai un webinar in automatico dove presenti... No. E il tuo obiettivo non è assolutamente entrare in contatto con loro, perché ti parlo da persona che ha creato una community abbastanza notevole. Tutto si deve basare su un'idea della community contro qualcuno. Quindi io quello che ho creato in Marketing Genius, che è la community che abbiamo creato, poi superiore, diciamo lo stile di vita superiore, quello all-inners, cioè essere all-in in una strada e non distrarsi, che quella cultura mi è servita per, diciamo, educare le persone a seguire e farcela, diciamo andare all in una strada e non avere alternative. Certo. Quello che tu devi fare in questa community, le persone devono sentirsi parte di te, che sei la condottiera che va e sbaraglia tutti, ma ci deve essere un nemico. Quindi il nemico di queste donne che hanno bassa autostima, chi è? Come infatti è venuto fuori durante le consulenze che ho avuto con queste, mi hanno detto a me, perché era one to one, quello che piace di te è che, a differenza di quelli che ti seguono, che può essere uno psicologo, io non sono una psicologa e non è il mio competitor lo psicologo, però sicuramente non c'è così tanto come con me il contatto umano, e più che altro sì, un contatto che pago. Bravo, e in particolar modo che quando tu vieni in contatto con me mi parli di problemi dove magari io ci sono già passata, quindi io mi metto insieme a te, sì, esattamente. Cioè diventiamo un tutt'uno, quindi tante mi dicono: ma chi sei tu? Come fai a sapere già queste cose? Io dico sempre: perché io ci sono passato allora prima di tu te. Allora, prima di tutto devi prendere una decisione. Li mando al webinar oppure gli faccio una consulenza. La consulenza deve essere o l'unico prodotto, e poi dopo la consulenza sanno che hai un prodotto digitale, ma non lo devono vedere, oppure il contrario. Io ti suggerisco il contrario. Vuol dire che queste persone devono scoprire la tua storia. In questo momento io conosco la tua storia perché tu sei stata mia cliente e me l'hai raccontata, ma loro no, e sono loro che hanno i tuoi soldi, cioè loro che ti pagano perché sanno che tu sei la soluzione. In questo momento tu dici di essere la soluzione, ci sei passata, ma paradossalmente non è chiara la storia del come ci sei passata. Purtroppo quando fai l'influencer e hai una community, purtroppo o per fortuna, certo, chi ha successo e chi non ha segreti. Quindi ti faccio un esempio di io da personal brand, che in questo momento magari su YouTube ho persone che mi seguono perché sanno la mia storia. Io assieme al mio team sto preparando un cortometraggio su di me. Quella è una cosa estrema. Però come minimo tu devi avere un video che in 10 minuti dice chi è Alessandra Meda, perché dovresti ascoltarla e perché dovresti pagarla per risolvere i tuoi problemi. Se tu non hai quel video e le persone non l'hanno visto, si avvicinano a te perché si sentono capite, ma poi hanno accesso troppo veloce a te prima di pagarti. Quindi se tu mi rispondi su Messenger,
E io ti ho visto solo una volta e vedo che sei diventata la mia valvola di sfogo, e posso sfogarmi con te, paradossalmente la gente non ti pagherà mai. Era esattamente quello che succedeva a me e al mio socio Matteo quando eravamo troppo esposti a una community che stava crescendo troppo, esatto. Ed eravamo capri espiatori di problemi che avevano soluzione, magari nel prodotto automatico che tu hai c'è una soluzione, giusto? Certo. Ma le persone, se non vengono scaldate dal non vedere più nessun altro come soluzione al loro problema, vedere solo Alessandra come la soluzione, non ti pagheranno mai. Quindi quello che ti consiglio è: prendi una decisione, o oscuri il prodotto digitale o oscuri la tua consulenza. Le persone che finiscono in questo gruppo devono essere persone che sanno che si stanno avvicinando a te, ma tu non puoi essere raggiungibile troppo. Devi mettere un filtro che rende Alessandra l'autorità nel suo settore. Se non c'è questo filtro, un filtro può essere qualcuno che lavora per te a livello comunicativo con la community. Un moderatore. Ma se io sono troppo vicino a te e non sono un tuo cliente, perché dovrei pagarti? Capisci? Difatti utilizzano e vedono le mie dirette, che io faccio spessissimo perché veramente la vivo molto, sì, questa community. È un gruppo free. Io ti consiglio invece di fare la cosa opposta. È un gruppo free, sì. E nel gruppo free tu fai crescere il tuo personal brand. Quando pagano c'è un altro gruppo. Quell'altro gruppo è dove tu fai le dirette, dove tu sei presente. Nel gruppo free devi mettere Alessandra che martella e bombarda. Purtroppo per aiutare persone in un movimento devi prima di tutto schierarti contro qualcuno, se non l'hai ancora fatto fallo. Ragazzi, siamo contro quei bastardi che vi hanno sottovalutato, oppure capisci, cioè deve esserci un nemico, e soprattutto tu devi diventare molto più un libro aperto, cioè Alessandra deve essere la tua via da seguire come influencer, ma devi essere assolutamente irraggiungibile, soprattutto se prendi la strada del portarle prima sulla soluzione digitale, poi sulla consulenza. Questo porterà però a una tua scelta che devi fare. Per questa ragione, se vedi che la consulenza va di più, allora fai così: porti queste persone a scaldarsi tanto, a vedere e considerarti come un'autorità, e poi dopo, per continuare a essere in contatto con te nel gruppo chiuso, certo, devono pagare il tuo prodotto. Sì. Dopo scoprono che sei una consulenza, oppure devono fare una consulenza con te, devono essere tuoi clienti. Ma quindi sulla community i contenuti che vai a mettere? Sulla community sono i contenuti che io metto, sono i contenuti che metto nel canale YouTube per tutte le persone che ci stanno guardando, sono prove di forza che tu sai di quello di cui parli, sono contenuti che danno tanto valore nella pratica generica, ma le persone hanno bisogno di un piano personalizzato, perché non sono tutte uguali le situazioni. Per questa ragione ti consiglio di fare questo. E questo è un po' il mio consiglio in questo Mentor Live Show. Se hai visto questo episodio, lei è Alessandra Meda, che è passata dall'essere una networker di successo come tante, ma poi ha scoperto il suo potenziale, ha iniziato a vivere il suo potenziale, prende la sua strada, e oggi ha una sfida grande in cui pochi hanno successo, ovvero quello di creare una community attorno al suo messaggio e chiaramente monetizzare questa community fornendo soluzioni specifiche per queste persone. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube, attiva le notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!